Ciao a tutti, oggi parliamo di un tema molto discusso in campo pedagogico, che è quello delle punizioni. Molti genitori ed educatori sostengono che punire il bambino dopo che ha combinato una marachella o comunque ha commesso un'azione a proprio parere scorretta sia un metodo efficace per far comprendere al piccolo che non deve più reiterare l'azione. Fondamentalmente credo che la punizione sia un metodo quasi coercitivo e che l'obbedienza che deriva poi che sia conseguente poi alla punizione sia un'obbedienza diciamo forzata, perché la punizione blocca la motivazione dell'azione. Il risultato sicuramente finale dell'azione educativa è che il bambino tendenzialmente non ripete appunto l'azione, non cade nuovamente in errore. Di fatto però il bimbo spesso, specialmente se parliamo di bambini in età prescolare o scolare, quindi 6-7 anni, primi anni proprio di età di vita scolastica, il bambino spesso non capisce la motivazione dell'errore, per cui tenderà a non ripetere il fatto commesso, la malefatta, ma semplicemente secondo un atto meccanico, cioè l'atto della paura che il genitore o l'educatore possa infliggere appunto una punizione. Il vero segreto nella relazione educativa, al momento in cui si vuol far capire al figlio, al proprio bambino, che una certa cosa non va più fatta, è probabilmente quello di comunicare tanto, spiegare al proprio bimbo qual è stata la ragione per cui non deve più ripetere lo stesso errore. Quindi il dialogo continuo ed incessante con dei bimbi, anche piccolini, rimane sempre la chiave di volta nella relazione educativa.